inchiodatevi bene in testa. Non sappiamo quando il Signore passerà e ci chiamerà per andare con Lui in cielo. Non lo sappiamo. Per questo occorre vivere prudentemente, con sapienza, cioè servendo i fratelli, amando. E questa è l'unica chiave per entrare ogni giorno nella vita in pace, senza paura di morire, senza la stoltezza di chi si aliena per scappare dal pensiero della morte, della fine, che è racchiuso e come spalmato in ogni evento della nostra vita, in tutto ciò che facciamo, perché in tutto c'è un odore di corruzione, perché tutto passa, tutto scorre, eppure in tutto ciò che scorre noi possiamo mettere dentro un pezzettino di cielo, amando, servendo i nostri fratelli. In quel momento il Signore torna alla nostra vita. In quel momento, cioè nei momenti nei quali noi perdiamo la nostra vita per i fratelli, senza timore che venga nessun ladro, perché chi ama, chi si dona, chi serve, non ha timore che qualcuno possa rubargli qualcosa. Perché? Perché prima che il ladro venga a rubargli, è lui che si dona, è lui che offre la propria vita, è lui che regala se stesso, il suo tempo, i suoi criteri, il suo amore. E chi vive così sperimenta in ogni istante come una preparazione dell'ultimo istante, perché in ogni istante nei quali per grazia noi possiamo servire i fratelli, la moglie, il marito, i figli, le persone che sono accanto a noi, anche al lavoro, anche facendo i servizi umili che nessuno vuole fare, all'ultimo posto, in quegli istanti noi sperimentiamo che Gesù Cristo viene e viene a servirci Lui con il suo amore, con la sua grazia, con la sua ricompensa, che è la beatitudine, cioè la pienezza della vita, perché respira a pieni polmoni in questa vita soltanto chi ha dentro i polmoni lo spirito del nostro Signore Gesù Cristo. E così, al ritmo del respiro, ama, si dona, pensa bene degli altri, perdona, ha pazienza, mitezza, tenerezza. E chi vive così non ha paura del ladro, ma attende con ansia e con gioia e con trepidazione il suo sposo.